contagi e i dati del giorno. Allora, la curva da qualche settimana è tornata a salire, salgono i ricoveri e le terapie intensive. E il cartello 11 invece vi faccio vedere e chiamo subito in ballo la professoressa Capo. Allora, da inizio pandemia in Italia abbiamo avuto oltre 100.000 decessi e 3 milioni di persone contagiate. Professoressa, non è finita la seconda ondata, siamo nella terza. Come mai non siamo stati in grado di fermare la corsa del virus? Ma Floris, non è che non siamo stati noi in grado di fermare la corsa del virus, non c'è riuscito nessuno a fermare la corsa del virus, se non paesi che hanno applicato delle misure estreme, altro che mi viene da dire le persone che in Italia si lamentano delle restrizioni alla propria libertà, o paesi che hanno una situazione particolare come la Nuova Zelanda, insomma. Cerchiamo di fare paragoni con i nostri vicini e i nostri fratelli per tutta una serie di motivi e io credo veramente che il vulnus di questa tragedia è che all'inizio non ci ha creduto nessuno e quindi si sono persi mesi diciamo, ma sì, ma no, ma arriva, ma è un problema nostro. E io trovo, sinceramente, ho trovato, insomma, surreale il fatto che quando l'Italia guardava la Cina diceva ma questo è un problema solo della Cina, e poi quando l'Europa guardava l'Italia era perché l'Italia se la stava lasciando scappare, e poi l'Inghilterra addirittura guardava l'Europa e diceva vabbè, loro poverini, mentre noi invece, ecco, ma io dico, ma scusate, ma questo è un virus pandemico, l'OMS questo noi ce l'aveva detto il 30 di gennaio. E vi posso dire che in nessun piano pandemico che era stato concepito prima di questa pandemia si poteva immaginare che non ci avrebbero creduto, cioè, e che le persone avrebbero così deciso di, a seconda di opinioni molto prese di pancia o di convenienza, che questa non era una reale emergenza sanitaria globale. Le persone